I 50 minuti di gioco non sono bastati alla Sandra ai calci di rigore nel secondo turno di Coppa di Lega tra Nuova Sanitaria e Intersport Cona d'Arcad. Rischietto Formichetti da Nuova Sanitaria, esecuzione perfetta perché la palla è sì centrale, ma portanto che serve a spiazzare Gian Matteo Riga. È la volta di Proietti, tre rigori per parte. In caso di parità oltranza va Proietti, rigore similare a quello del suo avversario, conclusione violenta che scheggia terza e va in porta della rete. Vai, del pareggio. Gissi contro Riga, parte Michele Gissi, para Riga, no, va ribattuto perché si è mosso prima Gian Matteo Riga e quindi il rigore si ripete. Gissi, e stavolta al secondo tentativo non sbaglia Gissi. Ed ora la volta di Candelori. Vai Fede! Candelori contro Caselli. Candelori, perfetto dal dischetto, Caselli è rimasto immobile. Terzo ed ultimo rigore della sequenza regolare affidato a Giovanni D'Andrea contro Riga. Dai Giamma! D'Andrea in corsa centrale, esecuzione però angolata da parte di D'Andrea. Longari contro Caselli, sono compagni di squadra nel Triola, ma oggi sono rivali e Longari non sbaglia, batte Caselli. Si va ad oltranza. Mangoni, che è uno specialista normalmente, stavolta non era nella sequenza dei tre e quindi Leonardo Mangoni, uno specialista come quarto rigorista, non male per la Nuova Sanitaria come soluzione. Ma ha rischiato e neanche poco Riga la toccata. Sabatucci, rigore decisivo per la sfida. Se segna si va avanti, se sbaglia finisce qui. Parte Claudio Sabatucci, perfetto il rigore di Sabatucci, il migliore della sequenza. E ora tocca a Caselli, sfida tra due portieri. Non è molto convinto Federico Caselli, ma non ci sono tantissime altre alternative. E quindi Caselli sul punto di battuta contro Riga, calcia fuori, male Caselli. Sesini per la qualificazione agli ottavi del Torozzi del Cona d'Arca. Sesini, Caselli la tocca, non riesce. E allora è il Cona d'Arca che si qualifica a sorpresa agli ottavi di finale di Coppa di Lega, eliminata Nuova Sanitaria.